Questa è la scuola provinciale professionale alberghiera e dell'alimentazione Emma Ellensteiner di Bressanone. Dopo poco meno di un anno e mezzo di lavori e 4 milioni e mezzo di spesa, ora può contare su una nuovissima ala in grado di ospitare ulteriori classi e laboratori. A far visita all'edificio scolastico ampliato il presidente della giunta, Luis Dornwalder. Un contatto diretto con gli studenti a conferma dell'importanza delle nuove generazioni nei settori portanti dell'economia altoatesina, come ad esempio il turismo. Sì, per noi il turismo è molto molto importante, cioè sappiamo che più o meno 6 milioni di turisti passano le ferie qui da noi, che abbiamo quasi 29 milioni di pernottamenti e che il 14% del PIL proviene proprio dal settore turismo, è ovvio che ha una grande importanza. I turisti vengono sì perché abbiamo un bel paesaggio, bellissime montagne, che abbiamo strutture ricettive di primo livello. Però poi ci vuole anche la software, cioè la parte interna, ci vuole la cucina, ci vuole il servizio, ci vuole le attività promozionali. Una nuova ala che si sviluppa verso sud-est rispetto all'edificio scolastico esistente. 10 le aule classiche, 4 quelle realizzate in spazi aperti, un laboratorio, una nuova biblioteca e nuovi spazi per l'amministrazione. Gli interventi hanno interessato un volume di poco inferiore agli 11.000 metri cubi. Sì, ci ha fatto veramente piacere poter nuovamente con il nostro apporto fare sì che questa scuola possa appunto da un lato indirizzarsi, ma dall'altra parte anche andare avanti su una strada che gli permette di accogliere più giovani, ragazze e ragazzi e quindi di fare sì che la preparazione per quello che concerne il settore turistico vada avanti. Insomma, nuove scuole, nuove opportunità per formare al meglio coloro che tra pochi anni dovranno affrontare un mercato del lavoro sempre più esigente. Perché la formazione è cosa essenziale per il futuro di un paese, ma soprattutto per il futuro dell'economia.